Allora, intanto sono orgoglioso perché questa squadra oggi ha raggiunto una consapevolezza che sicuramente prima non aveva, per svariati motivi, che però noi eravamo sicuri che avrebbe raggiunto. Poi i risultati ovviamente non potevamo conoscerli, ma eravamo sicuri che stavamo tracciando il giusto percorso, soprattutto perché vedevamo il loro impegno e la loro partecipazione negli allenamenti, nella ricerca di migliorarsi giornalmente, e questi sono tutti segnali di chi vuole ambire a fare qualcosa di importante e a lasciare un segno. Questo ci faceva ben sperare, perché da sempre abbiamo riconosciuto in loro delle qualità al di là dei calciatori che dovevano per forza di cose portare ad un risultato positivo. Poi i risultati delle gare non sempre sono figli di comportamenti interni ed esterni, perché dipendono a volte, spesso, da molti episodi che ti girano a sfavore, però credo che oggi tutti quanti debbano riconoscere a questa squadra la capacità di essersi ambientata, amalgamata, riconosciuta in un'idea di calcio, e i risultati credo che si possano vedere. Quindi sono orgoglioso di loro soprattutto e di quanto ci abbiano messo per arrivare a questo punto, e sinceramente per quanto riguarda i Sassolini credo che la più grande soddisfazione sia vedere i propri ragazzi esprimere ciò che abbiamo provato a fare sin dall'inizio. Allora, per quanto riguarda l'infermeria, abbiamo 10 calciatori fuori. Vabbè, alcuni sono sempre gli stessi, si sono aggiunti Borrelli, Russo, che ha fatto l'intervento, Esposito, che ieri ha avuto questo risentimento muscolare, Cernigoi, Trost, non saranno della partita, come non lo sarà neanche Suciu, che porta avanti e lamenta un problema al polpaccio. Sui tempi non lo posso dire io, ovviamente abbiamo in dubbio Orlando e Garattoni, e quindi questa è la situazione. Sono all'incirca 10 calciatori che probabilmente non prenderanno parte alla gara, cioè di questi 10, 8 sicuramente certi, 2 sono da valutare. Per quanto riguarda la domanda, Trost non lo posso dire lo stesso, vale lo stesso discorso, è in via di recupero, presumo che dopo la sosta ci sarà a pieno regime nella rosa. Vabbè, i derby sono sempre partite che accendono e danno una spinta particolare a tutti, quindi ovviamente ci sarà da ambedue le parti quella voglia di fare il risultato. La stanchezza, secondo me, e la completezza nel poter organizzare e preparare la gara al di là dell'avversario, manca proprio il tempo materiale, perché sicuramente all'interno dei pochi giorni che dividono una partita dall'altra qualcosa rimane per strada e non riesci a curarlo, e quindi questo credo che siano gli aspetti che più possono pregiudicare poi una prestazione. Il rischio è esattamente questo, intanto di portare più calciatori possibili ad una condizione mentale e fisica più vicino all'ottimale, perché a distanza di 3 giorni anche la preparazione è difficile, non solo quella sul campo ma anche mentale, perché c'è una stanchezza che vuoi o non vuoi ti fa, c'è, esiste, e ricaricare le pile non è sempre la cosa più scontata e facile, ci devi essere abituato, devi avere una forte motivazione, e quindi le problematiche sono queste. Poi in più ci metti la stanchezza fisica che incide, speriamo che non incida, diciamo, in maniera decisa, perché sarebbe, diciamo, un peccato proprio per la bellezza della partita in sé. Ma allora, a me la cosa è scattato, in realtà sono stato lo stesso di sempre, dall'inizio ho provato a fare quello che
è nelle mie possibilità, nelle mie conoscenze. Come tutte le cose, credo che occorrano dei tempi tecnici da rispettare, come un po' la primavera. La primavera intesa non come squadra giovanile, intesa proprio come natura, primavera, come stagione. Bisogna rispettare dei tempi per veder fiorire. E quindi, nonostante sia ormai da tanti anni e ci sia anche una certa abitudine, una certa, diciamo, un certo callo anche a sentire, ad ascoltare certe cose, a critiche anche giuste a volte, però io invito sempre, diciamo, tutte le persone ogni tanto a immedesimarsi, ad entrare un po' nel ruolo di chi si sta criticando, perché a volte si rendono o si fanno considerazioni in maniera troppo semplicistica, senza conoscere realmente qual è e quali sono le dinamiche che, come la fattispecie l'allenatore, deve convivere, a volte anche accettare, sopportare o sbrigare situazioni che non sempre sono così lineari come possono sembrare dalla tribuna o dal divano di casa. E quindi ogni tanto occorrerebbe ragionare un pochettino, se si potesse ovviamente, con la testa degli altri, per capire o provare a capire quali possano essere le difficoltà. Personalmente non mi spaventa l'esonero, perché se ho intrapreso questo percorso è evidente che l'ho messo in preventivo come tutti i tecnici, e l'ho anche già subito a volte dal mio punto di vista anche in maniera ingenerosa e poco sensata, però ovviamente avrei dovuto anche io ragionare con la testa di chi lo ha portato a termine l'esonero, e probabilmente l'avrei accettato in maniera un po' diversa. Però personalmente non vivo di rivincite, soprattutto quando poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma i risultati non mi riferisco solo a quelli, diciamo, delle gare, ma soprattutto a quelle di una costruzione di una squadra, di un lavoro svolto e di una soddisfazione generale, almeno del gruppo lavoro, che oggi ci rende felici, soprattutto di questa sintonia, di questa armonia. Entrambi possono, diciamo, rappresentarci, però quella di Vasco Rossi per il momento la metterei un po' da parte, perché lo vorrei dire tra un po' di tempo, vado al massimo. Oggi vorrei aspettare, perché ancora mancano diverse partite e secondo me questa squadra ancora ha dei margini di miglioramento. Ma lascerei da parte anche quella di Fossati, perché a volte abbiamo questa banda suonata il rock, ma non sempre siamo stati, secondo me, in grado di esprimerlo come avremmo voluto. E siccome credo molto in questi ragazzi, entrambe le canzoni le utilizzerei così, in un secondo momento, in un altro periodo, ma se proprio devo scegliere preferisco la prima. Natale Giusti Vivicento invece evidenzia un dato statistico importante, perché in un certo qual modo hai scritto già una pagina importante di questa società, perché la Juve Stabia per la prima volta nella sua storia è arrivata a vincere 5 gare consecutive fuori casa. La serie più lunga, 4 vittorie di fila in trasferta, risaliva al 2009-2010. Sotto questo aspetto si sente un po' l'artefice di una metamorfosi importante di questa squadra rispetto al girone di andata, quando si era vinta una sola partita fuori, e considerando che mancano 4 gare esterne e 2 interne alla fine della stagione, questo fatto di vincere spesso fuori casa può essere un buon viatico in vista appunto dello scorcio finale? Beh, lo sarebbe potuto essere se ci fosse stata la presenza dei tifosi, e quindi la differenza tra giocare in casa e in trasferta avrebbe avuto la sua valenza. Oggi non è così, ce ne rammarichiamo, ma è la cruda realtà di una situazione che sta penalizzando oltre misura non solo il mondo calcistico,
anzi, a proposito di questo, ne approfitto per dare la mia personale, il mio cordoglio personale e del mio staff ad Antonio Banacore, che ci ha lasciati purtroppo per questo triste evento, questo triste momento che stiamo vivendo tutti, e quindi a lui, alla sua famiglia e ai suoi più stretti collaboratori, che fino ad oggi, fino a poco tempo fa, avevano condiviso con lui bei momenti e brutti, e alla stessa società, la vicinanza nostra, perché credo che non sia assolutamente facile proseguire con questo pensiero costante di chi avevi fino a qualche secondo prima vicino, e quindi da parte nostra c'è tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia, soprattutto nella speranza che non venga dimenticato, come credo che sarà, e quindi di continuare comunque alla Cavese in bocca al lupo, di continuare a perseguire il loro obiettivo, tenendo presente e vicino, anche se ormai non c'è più la viva la memoria di Antonio. Detto questo, l'artefice del cambio di vittorie rispetto al girone d'andata, ovviamente lo siamo un po' tutti, perché credo che il risultato di una squadra appartenga un po' a tutte le componenti. Nessuno da solo, soprattutto in questa categoria, riesce a fare quello che una squadra fa, sia nel bene che nel male, quindi con la giusta suddivisione di responsabilità, ma in primis va dato merito ad una squadra che ha capito cosa ci stavamo giocando e dove eravamo. E detto questo, raggiunta quell'armonia di cui parlavo prima, oggi possiamo gioire e riusciamo anche così a fare qualche piccolo risultato che ci lascerà per medio lungo termine nella storia, e questa è una soddisfazione per noi, ma soprattutto per i tifosi. No, Morelli non ci sarà, purtroppo la distorsione alla caviglia lo terrà fuori, ovviamente si aggiunge alla lista che ho menzionato prima. Grazie, mister.